Partito. Questo è un po', diciamo, un dietro le quinte del nostro lavoro. Come un profumo della storia e della cultura dell'arte che ti avvolge, che tu respiri e che ti aiuta anche a lavorare meglio. La fatica mi sono partita per girare tutto. Ho la scoperta di cose note ma viste magari con un occhio nuovo. Allora cerchi di catturarli per restituire allo spettatore la pienezza dei luoghi, non tanto gli oggetti fisici, ma la magia che questi oggetti, queste opere d'arte emanano. Una grande squadra del CTV e gli uffici della comunicazione, un team allenato a sostenere questi ritmi, tutti professionisti ben formati a gestire, operare in luoghi così sensibili, così delicati, in mezzo alla bellezza, in mezzo all'arte. Ora pensate che questa statua ad un certo punto è sparita da qui. Perché? Quelli che vedete sono solo una piccola parte delle persone che stanno lavorando a questo enorme progetto. Ci sono voluti 3 mesi di preparazione solo sullo script che mi porto sempre appresso per controllare e monitorare che tutto sia rispettato. La prima giornata abbiamo girato a Palermo, città molto significativa per la storia dell'arte, e l'ultima giornata, il ciak finale, lo faremo a Venezia. Significa che se voi andate al cinema e guardate un film è a 2K, questa è la definizione dell'immagine, qui siamo a 4K, al doppio. Naturalmente i dettagli si vedono, nulla deve essere fuori posto, ma questo consente di vedere le opere con una definizione mai vista prima. Noi abbiamo dato la possibilità allo spettatore di calarsi nello spazio, raccontandolo attraverso una luce naturale, che è una luce che lui può vivere e può esperire. Tecnicamente qualcosa che fino a qualche anno fa non potevamo raccontare, quindi non si poteva raccontare contemporaneamente l'esterno e l'interno del chiostro, cosa che uno spettatore qualsiasi passeggiando in quel chiostro invece è una sensazione che prova. L'arte si doveva sempre vedere tutto, invece attraverso anche la fotografia che abbiamo attuato e attraverso le ombre abbiamo svelato noi ciò che ci ha fatto vivere l'arte. Ho seguito lo sguardo di ogni personaggio all'interno dell'opera. Attraverso il dettaglio e quindi attraverso il modo di piazzare le luci e interpretare poi lo sguardo dei personaggi, io riconoscevo, senza saperlo, l'opera di quel determinato artista in diversi musei, che nessuno nota se inquadra o fotografo il quadro da di fronte. Viaggio attraverso l'arte sacra non poteva che iniziare da qui, questo luogo fondamentale nella storia, della Cappella Sistina. E proprio qui. Sacca nasce proprio come desiderio di comunicare dei contenuti
per passare dei messaggi, cioè non è solo virtuosismo estetico, è virtuosismo estetico collegato a un desiderio di passare dei contenuti. Uscirà a novembre 2017 con il quotidiano Repubblica e con RaiCon, che è partner storico assieme a Repubblica di questo tipo di progettualità. L'America tutta bucata, sì, che mano a mano che la scoprivano doveva aggiornare la carta. E Alberto se ne è accorto. Sì, e sta cercando di scoprire tutti i nomignoli delle terre. Ha scoperto anche la terra del baccalà, sì, che è la terra dove pescavano tanti baccalà. Cioè, stando qua stiamo imparando un sacco di cose che non sapevamo. Opere maestose, tesori nascosti, l'arte sacra in Italia. Scopriamola insieme. Mai. Facciamo anche pista per sicurezza. Perfetto. Benissimo. Facciamo la nostra strada nel quarto. Sì. 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 Sì.